Allora ragazzi, benvenuti su Opinione di Luzio. Oggi 22, ore 22:32 sul mio canale, logicamente è il 28 ottobre e il posto ve lo dirò alla fine. Qui c'è sempre il mio carissimo Andrea che mi farà la sua massima a livello finale su questo mio tema, che è la parola amore. Io ragazzi vi voglio argomentati qui sul mio canale su quanti sono incazzati sul fatto di come si sta svalutando tante cose nel mondo di ogni giorno, e quello che mi fa più rabbia è come si sta svalutando la parola amore, come vi ho detto poc'anzi. Sì, la parola amore ragazzi è un tema centrale che ha mosso nei secoli e dei secoli tutte le nostre generazioni da cui noi proveniamo, perché partendo da una cosa che a livello storico non è poi vecchissima, non voglio partire da Leopardi o dai poeti ancora prima di Leopardi o quant'altri, ma io voglio far capire soltanto, diciamo, il riscontro di 30 anni, 40 anni fa. La parola amore era incentrata in tutti i temi della musica, del cinema, dello sport, del quello che riguardano tutto le varie argomentazioni della sfera della quotidianità del nostro vivere, ok? I nostri passatempi, i nostri lavoro, le nostre abitudini. Però veniva valorizzata senza citare la parola stessa amore. Ma veniva, diciamo, per dire un esempio, Battisti, con il suo paroliere Mogol, si sapeva che quando ascoltava i Battisti si parlava di temi d'amore, ma non è che in ogni titolo c'era amore come parola, come termine di richiamo, titolo della canzone, titolo dell'album, o comunque si è ripetuto 100 volte la parola amore nei suoi testi, ok? Questa cosa non c'era, questa ricercatezza della parola amore, perché non c'era la pochezza a livello lessicale, ma c'era una capacità, una verve di esprimere la voce del proprio cuore attraverso dei versi poetici, un parlare del proprio sentimento attraverso la ricercatezza della parola, ok? Che quello completava l'artista, quello che gli dava la possibilità di essere nella storia della musica, nella storia del cinema, nella storia dell'arte, nella storia di tutti i giorni, di ciò che noi facciamo. Perché l'amore lo sappiamo tutti che è il motore principale che ci porta ad affrontare la nuova giornata del domani con un maggiore entusiasmo o con la maggior forza di non chinare mai la schiena, ok? Di non rivolgere la testa verso terra ma di stare sempre a testa alta. Questo invece oggi io noto, venendo Radio Italia, vedendo quello che è il fiction, oggi stesso c'è questo nostro amore, la nostra fiction della Rai, ma perché dove avete questo nostro amore? Era un film d'amore, stop, lo vogliamo argomentare come tema, mi sta bene. Diamo una rima poetica, ok? Siamo capaci a fare quattro parole. Io non lo so, mi è venuta questa adesso ultimamente, vorrei incontrare colei che con la sua luce degli occhi fa riscoprire il sole al mio cuore. Tutto lì, è amore questo, si capisce, lo capiamo. Ma stiamo parlando a una massa di persone che sono ignoranti, che non riescono a tradurre in una frase che è italiano, ok? Quindi siamo in Italia e quindi lo dovrebbero capire, cioè non capiscono che da questo verso sto incentrando qualcosa che deve appagare un mio sentimento che deriva dalla mia interiorità, non qualcosa esterno da me, si capisce che riguarda, riflessa a me stesso, a ciò che io voglio per me. Il mio bene e il bene di chi mi sta di fianco, che sia reciproco, questo si capisce, questo vi voglio dire. Allora buttiamoli tutti a mare questi Emma, Marco Carta, l'Amoroso e tutti questi cantatori non nuovi ma che si stanno buttando su questi modi di fare musica, o chi fa i film, le fiction, mi dirai oggi questo nostro amore, è amore di qua, è amore di là, o chi fa la politica parla di amore, cioè facciamolo capire che è amore. Non siamo capaci? Così ci vogliono trattare come dei fesseri ignoranti che non capiamo? Comunque se siamo sempre avidi della generazione che ha ascoltato Mogol e ha pensato e ci ha incentrato una storia d'amore con la propria consorte, con cui ci ha fatto dei figli, sulle note di Acqua Azzurra, Acqua Chiara, sulle note dei Giardini di Marzo, e non c'era nel titolo amore. E se lo vai a cercare nel testo, non c'è in maniera ripetuta o ricercata la parola amore. Ok? Questo io voglio dire. E Andrea dirà la sua, insomma, che lui sarà. Bravissimamente. Secondo me tu, come dire, sottolinei una situazione che non vale solo per la parola amore,
ma che vale per molte parole, cioè lo svuotamento del significato delle parole, cioè è un'inflazione nelle parole, cioè oggi si usano molte parole che una volta forse avevano un po' più di valore, forse perché siamo nella civiltà mediatica in cui vale di più l'immagine, le parole hanno perso di forza, e molte parole vengono usate senza che abbiano più la forza che avevano una volta. Questo vale per il termine amore, ma vale per tanti termini simili, come può essere che so, l'amicizia, i valori e tanti altri. Il problema qual è? Che finché una parola viene un po' svuotata, come un discorso di una parola come penna può essere svuotata del significato, non succede niente. Quando questo coinvolge dei termini che sono importanti per la vita psicologica, emotiva, umana, questa è la cosa più triste, perché molte persone rimangono senza punti di riferimento forti a livello di psicologici. Secondo me però il problema è, ammesso che questo sia un problema solo di questa società qui, ed è difficile da gestire appunto perché è un coinvolgimento sociale, sociologico, la soluzione è cercare di distinguere le persone che danno importanza alle parole e che quindi le usano magari un po' di meno, ma le usano quando hanno un vero significato per loro, e dare meno importanza alle persone che non danno, che usano le parole con molta superficialità, perché questo denota la superficialità anche della persona, e questo può essere un modo anche per discriminare un pochettino persone forse un po' migliori da persone più superficiali, se non altro. Quindi questa secondo me è la mia ricetta che dovremmo fare. Va bene, argomentare sul nostro canale. Grazie Andrea di nuovo di essere partecipe di questo mio canale, perché sono sempre contento di ospitarti, e speriamo che anche il pubblico apprezzi, sì, bravo, grazie di questo suggerimento. Continuamente mi perdo ogni tanto nei meandri, nei miei pensieri, che sono sempre tanti, e io voglio qui sul mio canale a commentare. Siamo sempre a Senigallia nel mio ufficio. Arrivederci.